Vado a shoppare il pass di diamante alla fine della stagione? Sì, adesso lo andiamo a shoppare. Ovviamente col codice creatore GGYT tutto attaccato, mi raccomando, in fondo allo shop di Clash Royale, inseritelo ogni settimana perché ogni 7 giorni scade, viene tolto, quindi lo dovete reinserire. E nel video di oggi vi spiegherò perché ho aspettato tutta la stagione per andare a prendere quello di diamante, perché all'inizio avevo shoppato solo quello gold. Mi raccomando, lasciando un bel mi piace per supportare Clash Royale, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Ribadisco, fatemi sapere anche la vostra sotto nei commenti, anche se sicuramente saranno tutti pensieri decisamente negativi. E anche io, magari dall'inizio di questo video molti di voi potranno pensare: oddio Gigi, ma che sei contento dell'aumento dei prezzi, di come l'hanno gestita? In realtà no, però nel video di oggi cerco di capire le decisioni che ha preso Supercell per fare questo enorme cambiamento, perché regà, è un enorme cambiamento quello che hanno fatto. Ah, innanzitutto ci startiamo una bella partita perché siamo molto vicini al mio record, che avevo già battuto tra l'altro. L'altro giorno, giocando così a caso, raga, ho battuto il mio record personale a 7172. E non so, ma forse con una vittoria potremmo anche superarlo. E mentre giochiamo questa partita, nonostante io debba concentrarmi da morire, perché se non traiardo come un cane le partite su Clash Royale non le vinco, cerco di spiegarvi la situazione. Allora, che cosa è successo? La mia prima reazione a questo cambio di prezzi e cambi di pass royale totali da parte di Clash Royale, la mia reazione appunto è stata tipo: eh? Un pass completo che costa praticamente 15 euro? Insomma, no? Ma tuttora la mia reazione è questa qui. Cioè, parliamo secondo me di un prezzo estremamente elevato. Ora io non so nella prossima stagione come deciderà di muoversi Supercell. Non so che cosa deciderà di fare. Non ne ho idea. Vi dico anche la verità, non mi sto informando più di tanto. Non sto seguendo troppo la questione. Preferisco piuttosto aggiornarmi nel concreto. Cioè, appena esce tutto quanto lo vedrò coi miei occhi e capirò un attimino che cosa stanno facendo. Ed è proprio la stessa cosa, la stessa filosofia che ho fatto con questo pass. Cioè, è uscito, io ho shoppato il mio solito pass gold, ho shoppato solo e soltanto il pass gold, e mano a mano che andava avanti la stagione, quindi uscivano le sfide, uscivano le varie cose, capivo effettivamente quale fosse il vantaggio di shoppare quello diamante, oltre ovviamente a prendere tutte le varie ricompense extra, come magari l'oro, le casse, cose di questo tipo. Insomma, quelle cose classiche, ecco. Per capire, no? Per capire effettivamente se anche a uno maxato come me convenisse shoppare quello di diamante. Spoiler, sì. O meglio, a uno come me, che vuole shoppare un po' tutto su Clash Royale, i pass sostanzialmente se li shoppa perché voglio ovviamente andare a prendere tutte le ricompense estetiche, quindi qui parliamo di standardi, qui parliamo di emote, parliamo di cose di questo tipo principalmente. Cioè, se c'è qualcuno di voi che è maxato su Clash Royale e non ha interesse in questo, quindi non ha interesse nel andare a sbloccare delle ricompense estetiche piuttosto che magari della roba per abbellire l'account, ovviamente la risposta è no. Cioè, a quel punto non conviene assolutamente andare a prendere un pass che costa 15 euro, ok? Nel momento in cui però, appunto, come me, qualcuno vuole andarsi ad abbellire l'account, sbloccare gli standardi, sbloccare quello, sbloccare quell'altro, la situazione cambia. E cambia anche di brutto, ed il problema è che Supercell se l'è studiata abbastanza bene. Cioè, questa cosa Supercell se l'è studiata molto bene, e adesso appena finisce la partita vi farò capire il perché. Cioè, perché effettivamente se l'è studiata così bene. Ora però mi dovete far concentrare un attimino per la parte finale di questa partita, perché sennò cepiamo le pizze. E ho visto che però invece la possiamo vincere in realtà, La possiamo quasi portare a casa, ragazzi, Allora, quindi buoni un attimo, metto quei pipistrelli lì. Sto domatore non arriva a torre, te prego, dimmi non arrivi a torre. Dai, mini pecca. Ma questo mi gioca sicuramente il gran cavaliere. No! Regà, ha rifatto il balzo. Ma non ci posso credere. Mi ha rifatto il balzo. Ma dai, un po'. Mori gioca la veleno e ha vinto. Mori gioca la veleno e ha vinto. La potevamo vincere, non la potevamo vincere, assolutamente la potevamo vincere. Peccato per quel salto che ha fatto il Gran Cavaliere, ma la potevamo vincere. Allora, riprendendo il discorso di prima, come si fa ad abbellire l'account? Allora, innanzitutto
Dal pass ovviamente si vanno a sbloccare quelle emote, standardi e robe varie esclusive del pass. Quindi tendenzialmente io mi ero shoppato il pass per quello. Solo successivamente io mi sono reso conto che purtroppo c'erano delle cose anche estetiche disponibili solo per il pass diamante. Per esempio questa roba qui, questo arciere qui animato è disponibile solo per il pass diamante. E sta cosa mi ha fatto girare le scatole in una maniera che voi non avete idea. Perché poi lì ho capito tutta una serie di meccanismi. Per esempio, io mi sono fatto tutte le sfide che sono uscite disponibili sul game. Non vi dico che ho raggiunto il limite giornaliero tutti i giorni, ma un buon 70-80% dei giorni sì, quindi mi sono fatto almeno un 20-22 giorni in cui ho sempre fatto il limite giornaliero dei gettoni, ma forse anche di più in realtà, forse avrò saltato proprio 2, 3, massimo 4 giorni. E io, nonostante tutto, mi sto avvicinando ai 50.000 gettoni stagionali, su cui tra l'altro farò un video nei prossimi giorni, quindi preparatevi. E mi sono reso conto che posso andare a prendere solo le tre emote dei principi, questi standardi qua, quindi questi sfondi e standardi, arcieri, eccetera, eccetera, e basta. E quindi io non posso andare a toccare sostanzialmente i biglietti. Per i biglietti ovviamente intendo questi qui. Quelli lì però a me servono per andare a prendere i bauli dello standardo, che ci sono altri sfondi e altre cose. Cioè, guardate come sono messo male qui. Cioè, praticamente io i biglietti non li posso ottenere in nessun altro modo. Ribadisco, io sta stagione ho giocato un sacco. Non tantissimo, ma un sacco. E nonostante tutto, nonostante le sfide, nonostante tutto quanto, io praticamente dei vari standardi ed immagini della stagione corrente, quindi esclusive di questa stagione, a 3 giorni dalla fine della season, ne ho ottenuti solo 3 su 16. Quindi io adesso dovrei shoppare come un cane per andare ad ottenere tutto quello che è dentro sostanzialmente questa roba qui. Tranne se hai preso il pass diamante. E qui arriviamo a tutto il discorso di prima. Cioè, non solo hanno reso il pass dei 6-7 euro inferiore a livello di qualità delle risorse che uno può guadagnare, quindi tra carte, bauli, eccetera, eccetera, ma anche per quelli maxati hanno dato un obiettivo, un motivo per shoppare il pass di diamante. È un po' questo che mi fa girare un pochino le scatole, perché, cioè, già è tanto che quelli maxati il pass te lo continuano a shoppare perché magari vogliono solo quell'emote e quello standardo, che quindi di base tu stai pagando 5-6 euro al mese per un emote e uno standardo, che è tantissimo. Adesso ti costringono a pagarne 15 di euro, è vero che ottieni più roba, però a loro basta creare più roba, cioè shoppi più roba e più roba. Però vabbè, come avete visto, io ho deciso di farlo, quindi adesso andremo a riscattare tutta questa robettina qui. Andiamo a vedere effettivamente a quanti gettoni arriverò. Tra l'altro mi sono fatto anche un calcolo di gemme, nel senso che io ormai, avendo shoppato il pass normale, tra virgolette, quello classico gold, io sostanzialmente adesso questi 8 euro che ho speso, non voglio dire che me li ripago in gemme, però vado ad ottenere un 400-500 gemme per le soglie che ho raggiunto io. Quindi diciamo che se gioco ancora un po' di più in questi giorni, io effettivamente avrò anche un ritorno a livello di gemme, che non è male in realtà. Ma perché non mi fa andare sul ritira premi dal basso verso l'alto? Oh mio Dio, devo fare così ogni volta? Forse era meglio se faccio effettivamente dal basso verso l'alto piuttosto che dall'alto verso il basso. Vabbè, comunque delle carte, di queste cose qui, in realtà, regà, ovviamente non ci interessa nulla, perché comunque, come dicevo prima, l'account è maxato. Però vedete, cioè 2500 gettoni stagionali sono veramente un sacco. Cioè io adesso raggiungerò effettivamente 60.000 e passa, e da lì allora potrò shopparmi vari biglietti per prendermi i bauli dello standardo. Ma purtroppo, facendomi le sfide giornaliere, quelle che ti permettono di ottenere in quel modo gli standardi, non sono abbastanza per prendertene un bel po' di bauli dello standardo, ed è un po' quello il peccato. E quindi boh, cioè, come avrete capito ragazzi, a tutto sto discorso che ho analizzato attentamente, sì, anche quelli maxati, se vogliono comunque prendersi della roba estetica, purtroppo sono costretti a shoppare. Perché poi conviene fare così piuttosto che andare a shoppare singolarmente i bauli dello standardo, perché poi il baule dello standardo ti costa 50 gemme, poi 100, poi 150, poi 200, e quindi a quel punto ti conviene andarli a prendere con i gettoni stagionali, che però hai ottenuto direttamente nel pass di diamante, perché così intanto nel frattempo ti sei fatto qualche gemma. Quindi di base, regà, il gioco, il costo del gioco è aumentato. Cioè, di base sono aumentate le cose estetiche. Le risorse per maxare l'account, da quello che ho capito, sono rimaste uguali, se non addirittura le hanno indebolite, diciamo, ne hanno messe di meno. E di fatto però hanno aumentato le cose estetiche. Cioè, quindi ti fanno pagare di più, però lo hanno compensato, tra virgolette, lo hanno giustificato mettendoti più roba estetica.
Sì, sostanzialmente questo è stato fatto. E io ovviamente ci sono cascato un po' come un pollo. Ma se n'è andato l'audio di gioco e sta crashando tutto quanto. Perfetto. Air Server è il programma con cui io sostanzialmente faccio il mirroring dell'iPad con cui poi lo registro. Però tipo l'iPad è morto. Ok, in qualche modo siamo tornati. Non so cosa sia successo. L'audio però si è alzato drasticamente. Lo abbiamo riabbassato. E niente, raga. Cioè, questa è sostanzialmente la mia analisi, che in realtà è un'analisi oggettiva, cioè io vi ho detto ben poco dei miei pareri personali, perché il mio parere personale è che effettivamente forse hanno un pochino esagerato, cioè più che passare a 15 euro, no? 10 euro, cioè 15 mi sembra veramente esagerato, cioè io avrei lasciato almeno il pass di prima, ok magari gli avrei tolto un po' di risorse perché volevano alzare il costo del gioco, tutto quello che volete, però gli avrei lasciato il pass a 5 euro con magari meno risorse e quello diamante lo avrei fatto pagare 10 euro, cioè che può sembrare una cavolata 5 euro, no? Però poi qui parliamo effettivamente di abbonamenti, cioè fare questi pass sui giochi è come avere l'abbonamento su Netflix, è come avere l'abbonamento su Spotify e questa roba qui. E per gente, per esempio io pure ho magari l'abbonamento su quello, quello e quell'altro, cioè quei 5 euro alla fine vanno a gravare su tutti gli abbonamenti che uno ha, per non parlare del fatto che magari io gioco pure a Brawl Stars, gioco pure ad altri giochi che ovviamente hanno il costo del pass da aggiungere a tutto il discorso. Quindi ecco, non lo so, è un po' questo il discorso. Poi non ho trattato ovviamente tutto il lato competitivo, quindi tutto il lato delle sfide col mega mazzo per scalare, tutto il discorso delle arene, delle leghe, tutta quella roba lì non l'ho praticamente toccata, un po' anche appositamente perché non è di mia competenza attualmente, perché non ho seguito più di tanto. Io attualmente mi sto concentrando sulle sfide, sulla ladder classica, giochicchio un po', mi faccio le missioni. Sono diventato effettivamente un casual player a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il mio era un discorso da casual player totalmente al di fuori da certe dinamiche, che però adesso vuole fare un'altra partita perché mi mancano due corone per sbloccare l'altra emote. E che fai? Non lo sblocchiamo. Non possiamo battere il record oggi. Nei prossimi giorni faremo il video sui gettoni stagionali, che li spenderemo sostanzialmente tutti insieme. Volevo raggiungere i 60.000. Speravo di raggiungere i 60.000, raga. Invece col cavolo. Siamo rimasti intorno ai 55.000. Peccato, peccato. Pensavo riuscissimo a toccarli i 60.000. Non so che conti mi fossi fatto in testa, però pensavo di sì. Ah, qui il mini mecca si è portato a casa una bella kill. Lui ha fatto un po' un errore. Oddio, lì potevo congelare, eh. Lì potevo congelare brutalmente. Lui è arrivato. Non pensavo arrivasse in hit, mi devo dire la verità. Con lo stregone speravo non ci arrivasse. Ok. No, raga, ho sprecato i goblin. E mo quel pecca. Oddio. Vi devo dire, i danni a quel pecca gliel'abbiamo fatto. No, mini pecca, devi andare di là. Vabbè. Comunque dicevo, se avessi utilizzato la congelamento in alto a destra prima, il mini pecca se la tirava giù quella torre. Però comunque abbiamo tutto sotto controllo per adesso, perché lui comunque c'ha il pecca, cioè se c'ha almeno un'altra carta per difendersi dal domatore, per me potrebbe essere un problema, perché ovviamente io tutti quei deck che hanno almeno 2-3 counter del domatore mi creano ovviamente dei problemi. Quindi adesso intanto lo gioco, perché voglio capire il prima possibile se c'ha altre difese. No, fermi. Okay, esatto, come questo mi fa una ripartenza fuori di testa. E credo che il principe basti, però, eh. Sentite che vi dico. Il principe dovrebbe bastare. Pulito, raga. Pulito. Veramente pulito. Ovviamente lì andrà giù, però. Ah. Allora, fermi un attimo. Fermi un attimo. Beh, oddio. Ci siamo difesi bene, eh. Ci siamo difesi molto bene. Ok. Forse ho fatto male a giocare il domatore di là. Però vabbè, dai. Nulla di eclatante, tra virgolette. Nulla di... lui ha sprecato una scarica. Io lo strano vado a giocare. Me la porto a casa adesso, raga.
Devo giocare al Pekka. No, me l'ha già lasciata, raga. Me l'ha già lasciata. Perfetto, dai. Almeno abbiamo forse quasi recuperato le coppe che abbiamo perso prima. Forse, quasi, più o meno, diciamo. Però almeno abbiamo fatto una sconfitta e una vittoria. Detto questo, ci andiamo a prendere ovviamente la nostra emote. Così ci siamo presi tutto quello che di estetico ci potevamo prendere. Che come vedete dalle prossime soglie non c'è nulla di estetico. Anche se proprio dico la verità, io vorrei arrivare a prendere i prossimi gettoni stagionali. Vorrei arrivare a prenderli, però non lo so. Intanto farò il video con 55.000 gettoni. Poi vediamo se riusciamo a prenderci gli altri. Anche perché probabilmente se non faccio un po' un aiutino con il limite giornaliero potenziato e non mi gioco i prossimi giorni, forse è un po' difficile arrivare a 60.000. Comunque raga, vi ricordo, codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop. Togli di maestria. Che quale maestria? Dai, su, chi c'è? Ah, il mini pecca. Attenzione! 150 gemme così, grande mini pecca. Buone, buone, le maestrie così a caso sono quelle migliori. Dicevo, regà, codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se questo è fatto. Lasciate appunto un bel mi piace. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!